La colazione in Italia oggi la facciamo in POV, in point of view, grazie agli occhiali di qui di Meta, che non è un product placement, vero? No, noi compriamo tutto, noi compriamo sempre tutto. Cioè, e poi ci facciamo anche video per fargli la pubblicità. Siamo ad Arezzo, vedete, e non è un video sponsorizzato. E adesso facciamo colazione. Che hai preso te? Allora, io ho preso questa qui, che tra l'altro l'ho chiamata la danese, quindi ho detto va, cioè, una persecuzione, sì. Un caffè doppio, una bottiglia d'acqua. Cappuccino spaventoso che non prendo mai, solo quando torno in Italia. Ringraziamo anche Mahmood e Blanco qua per la colonna sonora, che ci prenderà sicuramente Facebook. E guardate qua, il cornetto al pistacchio. Mamma mia, guardate qua. Così anche i contenti del cappuccio e brioche sono contenti. Esatto. Sono contenti. Perché ci dicono sempre a Yuri, mangiate le schifezze, eccetera. Perché non esiste altra colazione che quella italiana. Cioè, gli altri paesi non possono fare colazione in un altro modo. Buono, buono veramente. Che in realtà gli animali come... dolci di San Fare, sì. L'hanno proprio il culto dell'ora della torta, col caffè, il cappuccino, cioè ha molte caffetterie molto buone, tra l'altro. Salutiamo anche il piccione. Facciamo un giro qua per il centro storico, che ne pensi? Adesso con gli occhiali vi faccio vedere il quartiere di Porta Santo Spirito, che stasera c'è il Saracino che passa per la strada. Capito? Porta Santo Spirito, qui sono quelli, sono forti questi. Andiamo a fare una passeggiata per il corso? Andiamo. Allora. Sì, mi dite anche come si vede, perché c'è una stabilizzazione che dovrebbe essere abbastanza importante. Tu dimmi quando lampeggia, perché sì. Qui Spoli ci sta a 60 secondi per volta, purtroppo. A parte che ci dovrebbe essere il segnale acustico, esatto. Sì. C'è comunque un feedback acustico dalla situa, però. Questo c'era Renato che ha chiuso, vedi? Corso di Arezzo, che ti piace di questa città, dici? Guarda qui, almeno per l'audio non so se si sente. A me piace tutto d'Arezzo, cioè, onestamente a me piace proprio la città, è una bella città, la vedo viva, cosa che perlomeno Forlì non è viva come Arezzo, sicuramente. Io finché stavo qua non avevo capito, non apprezzavo, cioè non è che non apprezzavo, però quando ci vivi in un posto ovviamente. Hai tutto per scontato. Esattamente. Dai. Invece adesso quando torno dico, però effettivamente mica è male qui. No, ma poi vedi, c'è da farti la passeggiata sui negozi, c'è da mangiare, da bere, vedo che c'è tanto mangiare anche qui comunque. Sì, molto mangiare. Molto, sì. Poi onestamente adesso io Tommaso siamo... Prendiamo una strada, andiamo nel Corso Italia, questo è Corso Italia, che è il corso principale di Arezzo, dove quando avevo capelli venivo a fare passeggiate. Prima dei smartphone. Dove ti tagliavi i capelli quando eri? Da Mauro, che è qua giù in fondo, okay. Sì, da Mauro. 35.000 lire, non ricordo ancora. L'ultima volta che ho pagato però c'erano già gli euro. Ah, ok. 2004. Io non vado dal barbiere dal 2004, sono andato a fare la barba poi. Io barbiere è che ho smesso da Impero Progressivo. Mi ricordo, però ormai sono più di 10 anni. Tanti stranieri, ma ci sono tanti stranieri in giro, vedi? Di qua invece, perché vi faccio vedere, sempre Piazza Grande, ma non altre piazze, San Francesco, no? Qui invece c'è Piazza Sant'Agostino, che è dove, ti ricordi dove siamo andati quando ho fatto il libro? Tanto oggi c'è anche il mercato, tra l'altro, che siamo andati a fare l'aperitivo. Sì, eccoci qua in Piazza Sant'Agostino, dove hai mangiato anche il kebab, dove hai offerto il kebab a tutta la piazza. Esatto. C'era abbastanza frequentata, lui ha offerto il kebab a tutta la piazza, questa è Piazza Sant'Agostino. Questa non è male, eh? No, è bello. Pizzeria, questa non è neanche male. Eravanti, però. Sì. E ieri sera eravamo a mangiare da quello che ha vinto quattro ristoranti, esatto. No? La Lancia d'Oro. Qui invece c'è l'altro, quello proprio quello che ti dicevo più da battaglia, okay. Che è buonissimo, che si chiama il Ciao, che è lì. Okay. Dal Ciao, dal Chiodo. E qui c'è il birrificio, vedi? Birrificio San Girolamo. Ma qui è buona, eh? Ah, lui, okay. E poi Emilio che andiamo dove facciamo l'aperitivo. Sì. Va bene, io ditemi come vi è venuto questo video così, se vi piacciono questi video in POV, in cui tocca stare un po' perché sono un po' sbicentrati avendo la telecamera molto spostato sulla sinistra. Ci vediamo al prossimo video dall'Italia. Ciao.